L'Istituto San Gallicano di cosa si occupa e che tipi di controlli fa? L'Istituto San Gallicano, vecchissimo istituto, presente a Roma sin dal 1725, si occupa di dermatologia oncologica, infiammatoria, infettiva. E in particolare, per quanto siamo qui rappresentati da un progetto in particolare che si occupa della prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e HIV in particolare. Ci sono qualcosa che viene presentato in particolare? Sì, è questo progetto Coro che è patrocinato dall'Istituto Superiore di Sanità, a cui partecipa anche il San Giovanni, il nostro istituto, insieme al Circolo Mario Mieli. Questo significa che noi abbiamo sotto controllo circa 2.000-2.500 pazienti ancora HIV sieronegativi e ai quali facciamo una prevenzione, cioè diciamo quali sono i comportamenti che devono avere per non prendere malattie sessualmente trasmesse, gonorrea, sifilide, herpes, condilomi, in particolare anche per l'HIV. E se questa nostra fatica nel cercare di fare una prevenzione primaria, che quindi non dipende da noi ma dal comportamento del paziente, non dovesse avere successo e dovessimo avere la positività per qualche malattia sessualmente trasmessa e per l'HIV in particolare, allora provvediamo alla terapia.